Ragazzi, è finita la diretta con Live Now, in realtà già da un po', da 20 minuti. Allora, eravate un pochino meno oggi perché come orario è scomodo un po' per tutte, mi dicevate. Infatti, abbiamo deciso di spostare tutte le dirette alle 18. Eventualmente chiedo a voi, se fosse possibile e se per voi potrebbe andare bene, spostarla anche alle 18:30, così che per chi lavora può benissimo tornare a casa, riposarsi un attimo e poi. Fatemi sapere, vi metto il sondaggio qui, così per venire incontro alle necessità di tutti voi. Ma non è che sia aperta tutta qua, eh? No, no, proprio un buco con un taglio qua. Praticamente stava camminando, ha fatto la capanna delle sue Barbie vicino al tavolino di marmo. Io ho messo i paraspigoli in un tavolino perché li avevo finiti, quando li ho comprati non li avevo messi. Questi sono gli unici due angolini in cui non abbiamo messo i paraspigoli. In tutti ci sono perché li abbiamo finiti. Benissimo. Comunque è crollata perché è stanchissima, poverina, e poi ha pianto per un po'. Faccio vedere. Giuro ragazzi che è da sempre, non dico neanche quanti anni, perché ho sempre avuto i tavolini con gli spigoli così, anche di marmo proprio vero vero, non so se vi ricordate nella casa vecchia, e nonostante i sali, i capriole che fanno, devo dire che ci è sempre andata bene con tutti e tre. Ora l'altro giorno in tre o quattro ragazze vedendo saltare i bambini attraverso le storie sul divano vicino ai tavolini mi hanno scritto: ma non sono mai fatto ma non sono mai fatti male i bambini, ma sei sicura? Ma sei tranquilla a lasciarli così liberamente? Guarda, ci sono i paraspigoli. Se proprio deve beccare, becca in quello senza i paraspigoli. Eccoci qua, me l'avete tirata, ragazzi. E oltre a questa gioia, ragazzi, un'altra gioia. Marco è in coda dalle 10:45 di stamattina, incisa per andare a Forte dei Marmi. Io non so voi se avete viaggiato in queste ultime settimane, in questi ultimi giorni. Sta avvicinando il weekend, quindi la gente se ne sta andando fuori dalle balle. Però non è possibile che in Cisa ci sia sempre così tanto traffico. Quindi chiedo a voi, il Marchini mi ha chiesto, fai un sondaggio, chiedi alle persone che ti seguono, dato che io sono in macchina, sto guidando e non posso farlo, quando è domani mattina. Allora, in realtà domani in generale, quindi o domani mattina prestissimo, alle 7, o alle 2, quindi quando i bambini poi dormono dopo pranzo, o alla sera. Secondo me le due soluzioni sono pranzo o la sera. Vi metto il sondaggio, ditemelo voi. Marchini dice la mattina prestissimo alle 6:30, 7. Ma stiamo scherzando? Ma chi vi tiene 3 ore in macchina voi? In tre? Dice tanto io vado con Marco, non mi interessa niente perché siamo con due macchine. Io prenderò la mia e Marchini prenderà la sua. E quindi ovviamente io prenderò le femminucce e Ale andrà. Cosa devi fare? Chissà come mi siete messi d'accordo per qualcosa, ho già Sì, capito. qualcosa, qualcosa. Che cosa? You can have all stars. Nel frattempo ho fatto una doccia perché tra un'ora devo scappare a un evento. E in tanti di voi mi hanno detto: beh, guarda che è meglio partire prestissimo la mattina, ma proprio presto. Anzi, le 7 è già troppo tardi. Benissimo, quindi ora metterò un altro sondaggio perché io la sera, ragazzi, partirei con tutti e tre. Se poi si svegliano, mi stanno svegli la notte più che altro per Azzurra, diventa complicato. Quindi metterò il sondaggio per i due orari: o mattina prestissimo o alla sera. Perché la sera il problema che mi avete scritto in tanti, ma lo so perché quando prendo l'autostrada la sera. Incubo, ci sono tanti lavori in corso e anche se weekend non gliene fregano niente, comunque fanno i lavori. Comunque, ragazzi, la sfiga vuole che mi preparo, mi pettino tutto, eh? Azzurra mi vomita addosso il vestito. Beh, mi manca solo beccare domani la coda per tutta la Cisa e poi per questa settimana abbiamo dato le fortune. Sono queste, grazie a tutti voi per questi messaggi di positività.
passo avanti. Finalmente, dopo tanto tempo, mi trovo qui all'evento di GHD, come avete visto, e oggi ci sarà il lancio, la presentazione di un nuovo prodotto. Siete pronte? Ragazzi, allora io l'ho appena provata, è davvero fantastica, un sogno per tutte noi donne. La potrete trovare nei migliori saloni. In più vi lascio qui il link di Swipe. Cosa Chiara? Is Italian. And that's why we are here for this global launch, for this fantastic innovation. And that's it's what makes this very long term and not short term. And that's why I'm so proud tonight that we can be here together to celebrate that. So this small. Cinchia. Questo è un evento, cioè veramente. Guardate che ha visto quello che la